Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario e Luigi che hanno portato le tre cure stelle dal dottore che ha creato la cura che ci ha permesso di curare sia la gravitrombolite che aprirci la strada verso il castello di Peach. Allora, io vorrei fare un attimo le cose in ordine. La volta scorsa abbiamo incontrato di nuovo i Koopa che ci hanno permesso di ottenere un nuovo attacco. Grazie a loro, tra l'altro, e avendogli donato anche 300 sudate monete, aggiungerei io, sappiamo dove trovare gli ultimi tre pezzi mancanti. Preso. Questo ci porta giustamente a metterci già a cercarli. Devo un attimo aspettare. Questo nemico con Bowser è una cavolata. E tra l'altro mi sa che... dicevo, con Bowser è una cavolata perché con un pugno poi puoi aspirare la testolina e far combattere di nuovo Mario e Gigi. Ora, andiamo di nuovo di qua. Voglio, prima di tutto, prima di metterci a combattere con qualsiasi nemico, trovare il prima possibile già il nuovo attacco. Giustamente però loro ci hanno detto: è qui, trovala, buona fortuna. Grazie, aggiungo io. Non è così semplice, non sapendo dove letteralmente sbattere la testa, uno si mette a provare qualsiasi zona, giusto? Tra l'altro è invisibile, il che non ci semplifica per nulla il compito. Super sciroppo qua. O a meno che non siano tipo qua sopra, ma non è detto. Eccolo qua. Oh, e il primo è andato. Questo era un po' nascostino, eh. Un po' farabutto lui. Allora, di qua si poteva salire però. Però non potevo farlo io. Allora, ecco, 50 monete. Proseguiamo. Ah, ecco, vedi. Subito, subito. Io già penso, come ci faccio ad arrivare di là? Mi ci fa arrivare il livello due istanti dopo. Ah, beh, posso risalire, perfetto. Vieni qua, tu. Presa. Che ho bisogno. Luigi, da dove sei apparso? Scusami. Devo aspettare un attimino di più, però... faccio fuori subito la talpa. Ma scusami, me l'ho preso al brillino. Porca miseria, che male. In realtà neanche troppo. Ecco fatto. Uno e... due. Perfetto. Fantastici assicurati. Tra l'altro... dobbiamo distruggerlo subito perché, se non ricordo male, chiama... un corpo sostitutivo. Poi di qua posso salire, perfetto, e posso anche tornare indietro. Ok, di qua non c'è nulla per il momento. E allora dobbiamo, vediamo, da lì ci arriverò, ne dubito, però proviamoci un attimo, perché se non provo non mi fido. Esatto, sapevo di poterci entrare. No, preso. Ho i pidocchi. Bravo Mario, che iniziamo già a fargli un po' di danno. Che così prendiamo i fantastici. Di nuovo Gigi. Vediamo, va di nuovo da Luigi. Bravo, perfetto, va bene, guarda. Mi va bene anche che l'hai ucciso così. Allora, quel bel 4 d'attacco, complimenti. Preso, 3 di difesa. Certo, dovrei aumentare un po' anche altre cose, tipo i punti attacco e anche un pochino la vita. Però per il momento mi sembra che siamo messi bene, quindi non mi ci spreco più di tanto se non ne ho fretta. Quindi 50 monete, ultra funghi e magi nocciola. Vai Mariolino, qua dentro c'è un altro tassello, certo che c'è un altro tassello. 50 monete. Oh, dove sono finito? Posso... no, non posso. Fantastico. Ah, cazzo. Come torno sopra?
100 monete. This is not how it was intended. 50 monete. Bella madonna, quanti soldi. Allora, perfetto. Almeno posso ritornare dentro. Allora, con calma, con calma. Fammi visitare tutto. Allora, se voglio credere, dobbiamo metterci al centro. Dobbiamo metterci al centro del cerchio. Vediamo se la mia teoria è giusta. Al centro del cerchio è sempre la risposta giusta. Di qua? Magisciroppo. Vediamo se di qua c'è qualcosa. Ah, sempre per Mario, perfetto. Per un attimo ho pensato calze recupero, che fosse una zona per entrambi e che Mariolino da solo non sarebbe mai sopravvissuto. Perfetto. Altro tassello attacco reso, con grande soddisfazione anche aggiungo. Vediamo. 100 monete, posso buttarmi di sotto? No, muro invisibile. Per la stessa legge, se no potevo saltarci sopra. Dove andiamo? In teoria, scusami, giusto? Secondo me ce la si fa, sai? Non vorrei fregare troppo il sistema, ma con la giusta angolazione, secondo me... C'è un mezzo muro invisibile. C'è un mezzo muro invisibile che non ti permette di andare... oltre quella curva. Bastardo? Va bene, non importa. L'importante... è prendere... un altro fantastico. Ecco qua. Mario, no, Luigi. Preso. Altro attacco? No, incredibilmente, tra l'altro. Quindi... martellata... preso. Più che altro adesso sì, siamo in linea con i nemici, perché facciamo relativamente poco danno. Comunque 80-70 sono in linea con questa zona. Preso, ok. Almeno ce la caviamo bene con la difesa. Certo, forse avrei dovuto puntare all'attacco al momento. Avrei dovuto puntare all'attacco per un semplice motivo, ovvero che in questo momento Luigi, avendo... A proposito, 18.000, ok, altri 1.100 e possiamo prenderla anche a Mario. Dicevo, appunto, visto che Luigi adesso ha la tuta che gli... Luigi? Gli permette di avere comunque dei danni... No, non si passa di qua. Dei danni comunque molto buoni. Vediamo... non so... Eccoci qua. Yes! Lo sapevo! Al centro sempre si trova. Tutti i tasselli del castello di Peach, attacco speciale. Vediamo. Yes, è l'attacco che dicevo. Ci mancava... Credo che li abbiamo trovati tutti. 20 di punti attacco. Ora potete usare la stella assalto. Vuoi vedere la dimostrazione? No. Questo attacco fa molto danno se riesci a... usarlo nel modo giusto. Allora, di qua si prosegue. Di qua si prosegue. Qua siamo nella zona dove c'erano tutti i rifiuti e non potevamo passare. Ok, con calma, perché qua ci manca ancora una zona. Però forse possiamo ritornare indietro. Credo, ripeto, credo che l'unico modo per entrare sarà con Bowser. E quindi appena arriveremo alla porta, il gioco ci dirà di andarlo a recuperare, non sapendo dove si trova, ovviamente. Ah, cavolo. Va bene, almeno rimane stordito. Bravo Gigio. Non saltare. Complimenti. Sai che per un attimo ho pensato mi avrebbe lanciato un altro sasso. Perfetto. Bravo Luigi. Quanto ci manca? 1000 monete, dai. Altri 10 incontri o poco meno e ce la facciamo. Ce la facciamo, dai. Lì ci sono 2x. Come le raggiungo? Da qui? No, penso dall'altro lato. Come lo raggiungiamo l'altro lato? Bella domanda. Intanto
Wow, 5 monete, che bello. Ah beh, ma in realtà stavo già pensando a usare lo spin, ma noi abbiamo l'abilità di usare Mario Palloncino. Ecco qua. Con Mario Palloncino, in teoria, ci dovrei arrivare facilmente da quella parte. Dai. Ancora. Ma scusami, ma l'ho colpita. Non 3 volte su 3, ma 2 su 3 l'ho presa. Ecco qua. Ti sta bene. Ecco qua. Facile, facile. Tra l'altro sono a 179 di vita precisi, precisi tutti e due. Dunque. Allora, torniamo di sotto. Rigonfiamo Mario. E andiamo da questa parte. In realtà mi sa che ce la facevo tranquillamente, sai? Vediamo. Eccoci qua. Vroom. Dammi solo vedere. Ah, ok, no, perfetto. Ah, guarda. Qui c'è anche... No, forse no. Non credo sia una zona. Penso sia solo... delle finestre. Intanto... un fagiolo vita e un attacco. Allora, abbiamo preso 2 equipaggiamenti. Uno sono le calze recupero. Punti azione ogni turno 3. E i guanti attacco 20%. Ok, Mario ne l'ha dal 10. E Luigi pure da 10. Ah, è vero, ho ancora la corona d'oro da vendere io. Mi ero dimenticato. Eccoci qua, vediamo se c'è qualcosa. Strano. Ah. Va bene. Va bene. E io pensavo fosse qualcosa, invece no, era la stessa uscita. Che stronzo. Ok, vediamo invece se c'è qualcosa qui. Calmo. Dove sei? Preso. Saltando anche dall'alto. Cavolo, se avessi avuto adesso la cintura, ci prendevo un bel gruzzoletto. Sai che forse se faccio tutto fantastico dovrei riuscire a farcela. Però adesso l'ammazzo. Peccato. Aia. Cavolo. Vabbè. Proviamoci. Forse ce la faccio giusto pelo per... No, non ce la faccio. Peccato. Peccato. Potevamo prendere un bel gruzzoletto sia di punti esperienza sia di soldi. Non importa. Non l'ho visto. Vabbè, meglio che non abbiamo saltato in realtà. Molto meglio. Molto molto meglio. Allora, caricala. Perfetto. Altra martellata. Mi chiedo ancora se riusciamo a prendere 2 stelle in una botta sola. Ne dubito. Sarebbe interessante provarci, ma non credo esistano combattimenti tali da permetterti di... dicevo, di ottenere 2 stelle in una battaglia sola. Forse alcune boss fight, ma anche lì la vedo un attimo difficile. Ah, cavolo. Ahia, sono scemo. Ho dimenticato che la lanciava in alto. L'ho presa proprio di faccia. Ecco qua. Ah, bravo. Vabbè, in realtà meglio. Pensavo di averla uccisa. Molto meglio così. Bene bene, 1003. Certo, l'avevo detto che l'ultima zona, questa qui del castello, è zona perfetta di farming. Molto palese, è l'ultima zona. Come in tutti i giochi di Mario, l'ultima zona è sempre quella che ti frutta più punti esperienza. Ma in qualsiasi anche altro gioco, in qualsiasi altro gioco, la zona finale è la zona di farming. Perfetto. Non volevo ucciderla per quello. Per quello non l'ho voluta colpire. Non volevo ucciderla. Per farle giusto un altro critico. E anche questo giro. Peccato. Non ce l'abbiamo fatta. Non importa. Sono comunque 1000 punti esperienza.
mica pochi. Allora, calmi tutti. Ci sono 10 monete, là sopra c'è qualcos'altro. Qui c'è un altro nemico, dimmi che siete in 3. Perfetto. Così. Altri 1200 punti esperienza circa. Ecco qua, grazie. Riusciremo ad arrivare al livello 40 e passa prima della boss fight finale? Non ne sono sicuro. Non mi dispiacerebbe provare. Non mi dispiacerebbe provarci. Però la vedo un attimo difficile. Ecco fatto. Prossimo. No. Vabbè, meglio, abbiamo un attacco ancora in più. In realtà no, cioè, nel senso è lo stesso attacco che abbiamo appena perso ora. Tu adesso ti sistemi? Strano. Ok, questo giro l'ho proprio un po' buttata. Non importa. Ci prendiamo 1260 più 288 monete. Che schifo, non ci fanno, assolutamente. Non dovrebbero essercene altre. Questo vuol dire che possiamo salire su stico... Oh, aspetta un attimo. Cosa ci abbiamo qui? Ah, un blocco di salvataggio. Qua mi sa di ricordare allora dove siamo. Qua mi sa che ricordo dove siamo. Adesso ci dovrebbe essere un nemico da affrontare. Ci dovrebbe essere qualcuno qui. Oh, una sveglia rivincita. Allora, fammi vedere. Qui dovrebbe essere tutto chiuso, giusto? Esatto. Qui siamo. Qui mi sa che se torna, se faccio questo salto adesso, poi non possiamo più tornare. Guarda un po'. Dai, risali. Sali di nuovo. Ah, non l'ho raggiunto, peccato. O a meno che... Non ci sia. Eccolo qua, lo sapevo. Un passaggio qua sotto. Però non possiamo passare perché Bowser ancora non ha l'abilità di rompere quelle statue così. Ah, che palle, non ho fatto in tempo. Vabbè, non importa. Dovrei allenarmi effettivamente con questo. Però vabbè, usiamo il baril cannone, dai. Che poi io, in questo gioco, a differenza degli altri, sono sempre stato abituato a usare gli stessi attacchi. Difficilmente usavo il fiore o poi finivo ad utilizzare altri attacchi. Ho sempre usato gli stessi. Magari anche sbagliando, Magari... Ecco qua, anche sbagliando, perché magari altri attacchi fanno molto più danno. No, in realtà no, cioè nel senso, questo qui non è che faccia chissà quanto e questo fa solo un colpo, potente per carità. Però a livello di quantità, se hai colpi fortunati come ce abbiamo noi, col baril cannone fai più danno. Allora, Luigi è tutto di qua, Mario è tutto di là. Visto? Facile. Parabam pam 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 pam. Questo vuol dire che per il momento questa zona è off limits. Anche perché ci serve aprire quel bottone. A noi ci manca in realtà di passare da qui. Ma dubito che forse che Mario e Luigi possano passare. Dovrei provarci, dovrei provare a tornare indietro e vedere se passando dall'entrata riusciamo a passare da lì. Allora, io intanto faccio un salvataggio. Oh, ma guarda, dell'acqua. Blu. Ciao. Ah, un colpo solo, tira. Incredibile. Però io mi aspettavo già ci fosse... forse, aspetta, dobbiamo andare di là. Pensavo già ci fosse una battaglia qui. Aspetta un secondo. Posso salire? No, però ho visto gli spuntoncini e pensavo di... Vedi, pensavo di poter andare sopra. Ah, eccola, era dalla parte opposta. Guarda quanta spazzatura. Qua
preoccupati, sono solo dei rottami. Voi è famosi fratelli rosso e verde. Castello è di l'orso ghigno. Voi non entra. Ma chi sei tu? Vuoi fare una brutta fine? Bowser forte, ma voi deboli, facili distruggere. Ma che ne sai? Guarda che poi ti fai male. Tu parla, ma tu basta. Stella oscura risveglia tra poco. Io adesso distrugge tutti i nemici. Sono robot spazzatura. Io distruggo voi. Lui è nemico giusto per voi. Voi diventa rottame come lui. Vai, super ultra mega iper robot ultra super robot. Che succede? Tu muove rottame. E giù che te, giù che te, giù che te, giù. E giù che te, giù che te, giù che te, giù. Stupido bidone, crumf. Ah, ecco, sistemato. Distrugge tutti i nemici. Let's go! Ho i pidocchi. Dovrei riuscire a farlo easy, in realtà. Dovrei riuscirlo a farlo senza troppi problemi. Vorrei provare con l'oltremondo, non sono purtroppo troppo abile. Proviamoci. Quello che però ho sempre trovato difficile è che la gente usava solo questo attacco e distruggeva il boss finale. Io non riesco mai ad andare oltre una certa. Proviamoci, concentrazione. Vediamo fino a dove arriviamo. Ah, vabbè, dai, un bel po' l'abbiamo fatto, quasi 1000, voglio dire, mica niente. Ah, però aspetta, se uso adesso di nuovo l'attacco non prendo doppi punti. Allora facciamo così. Cerca di non morire, mi raccomando. Ecco fatto. Ma ok. Ormai avevo saltato troppo tardi. Ecco qua. Ok, dobbiamo far riprendere Mario. Cazzo, no, è perché facciamolo riprendere. Meglio non rischiare. Meglio essere in due. Preso. Preso. Ancora, quanti ne arrivano? No, mi ha preso. Povero Gigio. Dobbiamo liberarlo. Ok, andata. Perfetto. Mamma mia. Oh, mi sono dimenticato. Qua, vabbè, l'ho fatto troppo presto. Aia, ma come? Vabbè, allora, aspetta. Già che ci siamo, prossimo colpo, doppio dei danni. Tanto in questo giro l'esperienza già ce l'abbiamo. Non penso di arrivarci, però, se dovesse succedere. Vai, Gigio. Questo tra l'altro è uno degli attacchi più forti del gioco ed è anche uno dei più semplici da eseguire. Ecco fatto. Oi. Preso. Ecco fatto. Ancora. Mamma mia. No, pensavo di averla schivata. Va bene, non importa. Mi sa che però facciamo più danni. Vabbè, però in questo caso ci sono più nemici, facciamo prima fare così. Però mi sa che facciamo molto più danno con questo. Però come ho detto ci sono più nemici
Meglio usare questo qui. Ecco, fatto. Preso tutto. Vedi però, qua mi fa spammare tranquillamente. Mentre invece col fiore no. Andata. Peccato per il colpo potenziato. Ma detto sinceramente ce la siamo cavata benissimo. Minchia, guanti speciali addirittura. Bravo Mario. Allora, cosa aumentiamo? Preso, ok. 60, dovrebbero bastare per un po'. Anche se in realtà forse dovrei aumentarlo un bel po', eh. Forse effettivamente siamo rimasti un po' sotto coi punti attacco. Preso, andata bene. Dobbiamo aumentarli un pochino di più, eh. Dobbiamo aumentarli un pochino di più. Oh, ma guarda. Chissà chi si nasconde là dentro. Aia. Bowser, hanno gettato la cassaforte in quella di riscarica. Eh? Vuoi tornare dentro il corpo di Bowser? In effetti, con la forza brutta di Bowser sarà uno scherzo entrare nel castello. Dai, andiamo. Chi è? Ah, è ancora lui. Dove sta andando? Che cacchio sta facendo? Oh, è esploso. Credo, esatto, ci abbia. Oh no. Aperto la strada di qua. Ma di qua dove finiamo? Ah, shortcut. E io ti dico, che farei così. Allora, prima di salvare. Aia, che male. Torniamo un attimo a Fungotopoli. Andiamo nel nostro negozione di fiducia. Vendiamo... pensavo chissà cosa. La corona d'oro. E compriamo un'altra tuta perfetta. Questo giro per Mario. E ci porta 202 di attacco, mentre Luigi è 175. Il divario è importantino, però. Ecco fatto. E ora ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.